Ciao a tutti e bentornati sul canale. Oggi vedremo la doppia linea di copertura. Ciao a tutti e bentornati. Vediamo cos'è la doppia linea di copertura. La doppia linea di copertura è sostanzialmente la copertura della porta, immaginando che non si possano utilizzare le mani. Quindi è una copertura che viene effettuata col busto, che permette alla palla comunque di non entrare in porta. Adesso la vediamo con Luca e gli darò un paio di palloni per vedere come si fa la copertura di porta centrale con una presa semplice. E da lì poi la svilupperemo sino a quando non avrà più possibilità di fare la copertura, la doppia linea di copertura, e quindi dovrà per forza eseguire la parata avendo solo la prima linea di copertura. Ora vediamo la doppia linea di copertura che si presenta facendo una presa semplice. Questa è una doppia linea di copertura perché lui ha messo le mani per bloccare la palla. Qualora le mani non le avesse messe, la palla sarebbe arrivata sul suo petto. Quindi in questo caso, anche non agendo con le mani, la palla non sarebbe entrata in porta. Esatto, ci sei? Dai. Anche questa è una doppia linea di copertura. In questo caso viene la linea di copertura direttamente. Le mani accompagnano la palla sul busto. Dai. Ok. Dai. Ok. Dai. Buono. Queste sono tutte di doppie linee di copertura. Il portiere riesce col passo laterale che abbiamo visto in altri video ad andare dietro la palla, quindi a interporre il corpo tra la palla e la linea di porta, e comunque interagire con la palla con le mani andando in presa. Quindi anche in questo caso riesce a creare una doppia linea di copertura. Vai. Ok. Vai. Ok. Vai. Ok, bravo. Anche questa è una linea di copertura su presa bassa. Doppia linea di copertura. Mette le gambe dietro la linea della palla, dietro la traiettoria e la palla che sta andando in porta, e comunque interviene con le mani. Ci sono dei momenti in cui la linea di copertura non è possibile farla e lì utilizziamo il tuffo. Ora, per farvi capire quando la linea di copertura non può essere utilizzata perché manca il tempo e manca lo spazio per realizzarla, tirerò dei palloni abbastanza rapidi in modo che lui non riesca ad andare dietro col corpo. Ci sei? In questo caso il portiere non riesce a interporsi col corpo dietro la linea della palla e quindi è obbligato a fare il tuffo. Se questo video vi è piaciuto, vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale per essere sempre aggiornati sui nuovi contenuti, e vi auguro un buon allenamento. Al prossimo video!